Buongiorno a tutti, io ringrazio i presenti di essere qua, chiedo scusa ai nostri colleghi stranieri per questa brutta abitudine dell'orario italiano, sono le ore 9 e manca ancora parecchia gente. Il primo speaker purtroppo ha avuto un problema di salute, quindi non sarà con noi. Approfitto di questi pochi minuti che mancano prima dell'inizio della sessione ufficiale per introdurre brevemente un piccolo ragionamento sul G-Sport, nel senso che ieri abbiamo sentito dalle parole di Nicola Phillips, dalle parole del presidente del congresso Phil Glasgow, dalle parole di Karin Kam, come hanno elogiato il lavoro che il gruppo ha fatto in questi anni. Io ringrazio ancora, ho già ringraziato personalmente queste persone, ringrazio nuovamente per quello che hanno detto su di me e sul gruppo, ma a questo punto vorrò semplicemente, per chi non conosce il gruppo, farvelo conoscere. Quindi io chiamerei sul palco brevemente, semplicemente per farvi vedere chi sono, il vicepresidente Luigi Di Filippo. Chiamerei responsabile dell'area comunicazione Andrea Piazze, la responsabile dell'area formazione Paolo Moreschi, responsabile marketing che è Daniele Salvagnini, responsabile area progetti Marco Cuniberti, responsabile area ricerca Luca Francini e per la tesoreria la responsabile Miriam Rosa è dovuta stare a casa perché è un bambino piccolo appena nato e non è riuscito a spostarsi, responsabile della tesoreria Elena Dovetta. A seguire, ovviamente, dietro a un gruppo eletto c'è tutto un gruppo di lavoro che poi sarà la nuova leva, a cui invito ovviamente a tutti ad aderire e a partecipare sempre di più. Quindi chiamo in ordine sparso, chiamo Andrea Magini, area comunicazione, chiamo Diego Cademartori, area formazione, Daniele Bacci, sempre di area formazione, Armando Sciacca, area presidenza, chiamo Trina Latt dell'area dedicata all'SPT, poi chi mi dimentico, chiamo Pier Damiano, area progetti, Emanuele Tortoli, area ricerca, Lisa Cosi, area segreteria e Silvia Giaggio dell'area tesoreria. A questi aggiungo il prezioso aiuto dato per questo congresso e sicuramente credo che continuerà prossimamente Tiziano Preziosi Standoli, giusto? Ok? Credo che però è qui, eccolo qua, bravo Tiziano, grazie. Quindi da parte mia, in qualità di presidente, devo tanto a loro del lavoro che abbiamo fatto in questi anni di crescita, quindi volevo fare un applauso a loro, insomma. Non siamo un'associazione di gente che prende una fee per essere dentro, siamo volontari, quindi c'è sempre bisogno di altri volontari e anche di un ricambio di volontari, perché poi iniziano ad esserci le mogli e i figli che poi iniziano a ammazzare se stai troppo dentro un'associazione. Quindi c'è bisogno di una grande mano, quindi davvero vi invito, chi ha voglia di aderire al progetto G-Sport, al progetto che abbiamo cercato culturale, che abbiamo cercato di presentare in questi due giorni e che cerchiamo di fare quotidianamente, di aderire al gruppo. Io ringrazio tutti e vi... Aspetti che vieni su Elena, ecco Elena è arrivata. Area tesoreria. Vuoi un applauso solo per te? No. Dai. Ok, grazie. Chiedo a tutti adesso di scendere. Grazie.